Oggi parliamo di quello che accade all'interno del processore. Ho aspettato per fare questo video perché è un argomento un po' delicato, perché dobbiamo addentrarci nella tana del bianconiglio. Tuttavia, credo che questo momento sia venuto e quindi prendiamo la pillola rossa e vediamo quanto è profonda questa tana del bianconiglio. Iniziamo dalle basi. Il processore è l'unità centrale di ogni dispositivo di elaborazione, anche comunemente chiamati computer. Il suo compito è semplice, seppur assai oneroso, e a volte anche complesso, ovvero quello di eseguire le istruzioni che gli vengono impartite. Le istruzioni che un processore può eseguire non sono queste, ma queste, quelle scritte in assembly. L'insieme delle istruzioni di un processore cambia da processore a processore, specialmente se questi processori sono fatti da due aziende diverse. Ad esempio, Intel e AMD implementano la stessa architettura, ovvero la x86, mentre ARM implementa la sua. Quindi, parlare delle differenze tra queste due, diciamo, famiglie di processore sarebbe, diciamo, un sacco di lavoro per un video soltanto, e quindi evitiamo. Quando il processore deve eseguire un'istruzione, questa deve passare diversi passaggi, un po' come se fosse in una catena di montaggio, dall'essere prelevata dalla memoria fino alla memorizzazione dei suoi risultati. Questa serie di passaggi viene chiamata pipeline. La domanda è: quanti sono questi passaggi all'interno di una pipeline? Dipende da processore a processore, da produttore a produttore. In passato c'erano processori con solamente due step, oggi siamo a più di 30. Ovviamente questi 30 passaggi o poco più dipendono anche dal tipo di processore, cioè non sono tutti i processori moderni hanno 30 step. Per aiutarmi a fare questo video ho chiesto aiuto di nuovo al nostro amico Tannenbaum, prendendo il libro di Architettura dei calcolatori, un approccio strutturale, su cui io su questo studiai quando ero uno studente universitario sbarbatello. Sì, è vero che questo non è il primo video basato su un libro di Tannenbaum, ma la differenza delle altre volte è che questo è il mio e l'altro era, diciamo, l'ho preso in prestito dall'ufficio del mio capo, mentre lui non era l'ufficio. Però c'era qualcun altro. Andiamo avanti. Come riportano diverse risorse online, il libro di Tannenbaum idealizza questa pipeline con soli 5 passaggi principali. Il primo passaggio è il fetch dell'istruzione, il secondo il decoding, poi abbiamo il fetch degli operandi, l'esecuzione vera e propria della istruzione e infine abbiamo la memorizzazione. Il primo step, ovvero quello che ho chiamato fetch dell'istruzione, in pratica quello che accade è che il processore legge l'indirizzo di memoria riportato all'interno del program counter, che è un registro particolare che si trova appunto dentro del processore, che tiene il conto di quale istruzione va eseguita successivamente e preleva quell'istruzione che poi dovrà essere processata. Fatto ciò, incrementa il program counter. Facciamo finta per questo esempio che l'istruzione prelevata sia move AX5. Ovviamente 5 scritto in esadecimale, che vuol dire che prende il valore costante 5 e lo sposta all'interno del registro AX, che è uno dei registri generali di un processore Intel. Adesso passiamo allo step successivo, ovvero la decodifica dell'istruzione. Perché a questo punto quello che il processore ha fatto è semplicemente di andare a prendere una linea di codice scritta in assembly e copiarsela in qualche registro locale. Ma che istruzione ha preso? E per capirlo deve fare il secondo passaggio. Quello che va a vedere è il suo opcode, ovvero operation code, che in questo caso va a vedere e capisce: oh guarda, è una move. Quindi ora so che il primo operando sarà un registro o una locazione di memoria di destinazione e il secondo operando sarà un valore. Ma per BAP! In questa parte della decodifica delle istruzioni possono anche essere attivate delle altre unità all'interno del processore, tipo la unità aritmetica logica o qualche periferica di input e output. Nonostante che in questo esempio abbiamo una move, viene comunque attivata la ALU, perché ci serve.
semplice. Quindi, con queste aspettative, possiamo passare all'operazione successiva all'interno della nostra pipeline, quella di prelevare gli operandi. Quello che abbiamo visto è che questa istruzione, la move in particolare, ha due operandi: il registro, la locazione, i memoria di destinazione e poi un valore costante. 5, come vi dicevo fa, espresso in esadecimale. In questa fase il processore prende queste due informazioni e si prepara allo step successivo, ovvero quella di eseguire l'istruzione. In questo caso c'è poco da dire, il risultato dell'ALU è 5, che è un valore costante. Fatto ciò, si va allo step successivo, la memorizzazione. Il risultato che è stato ottenuto dall'ALU viene scritto dove è stato detto, in questo caso nel registro AX. Ah, che bello! E tutta questa giostra viene ripetuta per tutte le istruzioni milioni di volte al secondo. Però il processore può fare di meglio. Guardiamoci qua. Quando un'istruzione arriva alla fase di decodifica, possiamo portarci il lavoro avanti e prelevare l'istruzione successiva mentre quella la sta, diciamo, decodificando. Supponiamo che l'istruzione successiva sia INC AX, che viene prelevata quando quella move arriva allo stato di decodifica, come vi dicevo poco fa. E così via. Quando INC AX passa allo stato di decodifica dell'operazione, viene prelevata l'istruzione successiva. In questa maniera le istruzioni vengono eseguite quasi, non del tutto ovviamente, ma quasi in parallelo. Ma non è meraviglioso? Infatti non lo è, perché tutta questa cosa che vi ho appena descritto avviene semplicemente nel mondo degli unicorni, perché la dura realtà è molto peggio, perché ci sono almeno due problemi da considerare che forse è il caso di guardare dopo la sigla. E ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io come al solito sono Valerio e oggi parliamo di come funziona un processore. Adesso mettiamo gli unicorni nella stalla e iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina degli avvisi per sapere quando gli unicorni avranno finito il loro pisolino. E inoltre, se volete supportare il mio lavoro, potete farlo mediante Ko-fi, potete offrirmi un caffè virtuale. Spammare gli unicorni è un lavoro duro, ma che ve lo dico a fare? Qualcuno lo deve pur fare. Link in descrizione e quindi proseguiamo. Prima della sigla vi avevo detto che questa pipeline non è poi così meravigliosa come può sembrare. Perché? Perché? Seppur in linea di principio accade proprio quello che vi ho detto, ma nell'esempio riportato, che poi non è campato in aria, in quell'esempio non può accadere. Questo perché quando l'istruzione INC arriva nello step del fetching degli operandi, non sa che valore avrà a X, perché la move si trova ancora in esecuzione e deve aspettare che questa termini, tutta la pipeline aver finito lo stato di memorizzazione per poter avanzare. Quindi la nostra INC resta là dove si trova, non può andare avanti. Questo problema prende il nome di stallo. Quindi la nostra INC sta stallando perché AX non è stato ancora aggiornato con l'ultimo valore. Vedete questi spazi che rimangono? Beh, queste vengono definite bubble o semplicemente bolle dall'inglese. E avviene quando due istruzioni consecutive hanno degli operandi in comune. E come possiamo mai risolvere questo problema? Beh, ci sono degli accrocchi. Un accrocco può essere quello di evitare, quando è possibile, di avere istruzioni consecutive con gli stessi operandi. Però magari non tutti i compilatori riescono a farlo e se i compilatori lo riescono a fare, non tutte le circostanze gli permettono di fare questa cosa, ovvero può sempre capitare di avere due istruzioni con operandi in comune, o meglio con registri in comune. Una soluzione che si può fare è quella che viene definita come l'operand forwarding, una corsia preferenziale per i registri per memorizzare nuovi valori prima che questi qua arrivino all'ultimo step.
La terza strategia, che tra l'altro è quella un po' più figa, si chiama out of order execution. Alcuni processori moderni, tra cui da quel che so anche gli Intel, hanno un buffer con una coda di istruzioni e può andare, a seconda dei casi se si può fare, a prenderne una dalla coda che magari non dipendono dagli operandi che stanno nella pipeline. Supponiamo che una o tutte queste strategie funzionano perfettamente. Pensate che non ci sia dell'altro disagio? Ma ovvio che c'è. C'è sempre del disagio. Cosa succede nel caso di un salto? Per i salti dico quando saltiamo da un punto all'altro del codice, che può avvenire se abbiamo un if, un ciclo, uno switch o qualunque altro salto. Se vi ricordate, nel primo step, quando l'istruzione viene prelevata dalla memoria, intanto il processore di default incrementa il program counter di 1. E cosa succede se invece l'istruzione che magari è stata prelevata 3 cicli di clock fa era appunto una jump? Tutte le istruzioni che stanno all'interno della pipeline dopo, ovvero prima della jump, non servono più. Infatti quello che succede è proprio questo: quando c'è una jump, tutto quello che sta nella pipeline prima appunto di quella jump verrà eliminato quando la jump verrà eseguita. E capite bene che tutto ciò è uno spreco proprio di risorse, perché dicevo che alcuni processori, diciamo, reali hanno pipeline di addirittura 30 step. E che possiamo fare? Perché per un programma saltare da un punto all'altro del programma è essenziale. Allora, prima di passare a quali possono essere, diciamo, le tecniche per risolvere questo problema, è importante definire le tipologie di salti. Ne esistono di due tipi: quelli condizionati e quelli incondizionati. I salti incondizionati sono quei salti in cui, diciamo, un programma dice deve andare in questo punto fine, mentre quelli condizionati dicono vai in questo punto se, per esempio, un determinato registro è uguale a 0, o comunque si possono fare casi di questo tipo. Va bene, uno potrebbe dire, ok, capisco che i salti condizionati sono problematici perché per capire se un determinato registro è 0, come nell'esempio, deve aspettare tutta la pipeline che viene eseguita per capire se la condizione effettivamente è soddisfatta o no. Ma per quelli incondizionati me la potrei sbrigare subito. Eh no, perché il processore sa che quella istruzione è un salto incondizionato fino a quando non ha finito di decodificarla. E quindi come ci riusciamo? Tannenbaum dice: a meno che non abbiamo una sfera di cristallo, c'è ben poco da fare, o meglio, c'è da fare, però si utilizzano delle previsioni. E infatti all'interno di ogni processore moderno esiste un componente che si occupa appunto di predire i salti. La previsione dei salti può essere fatta in due modi: statica e dinamica. La previsione dei salti statica usa delle euristiche che fondamentalmente, come tutte le euristiche, non sono perfette. Ovviamente tutte queste strategie si applicano per i salti condizionati. Una di queste strategie è quella di presumere che tutti i salti condizionati che prevedono di saltare indietro verso il codice vengono assunti come veri, cioè secondo il processore dice questo salto molto probabilmente si farà, e quindi lui inizia a prendere le istruzioni non a partire da program counter più 1 ma da dove dice il salto. Perché di questa assunzione? Questa assunzione nasce dal fatto che molto spesso in un codice ci possono essere dei cicli tipo for, while, quello che sta per essere. E quando c'è un ciclo, molto spesso si salta verso l'indietro. Quindi, se si salta indietro, il processore inizia effettivamente a prelevare le istruzioni a partire da dove c'era il salto e a metterle dentro la pipeline e siamo salvi. Però, se questa previsione è sbagliata perché siamo usciti dal ciclo, questa situazione in un ciclo capita una sola volta. E in quel caso, pazienza. Puliamo la pipeline e ricominciamo da dove dobbiamo riprendere. Al contrario, per i salti in avanti l'assunzione che si fa è che di default non verranno fatti. Qualora questa assunzione non si verifichi, come dicevo poco fa, si cancella la pipeline e si riprende da dove diceva il salto. Ma perché di base possiamo assumere che i salti in avanti di default non vengono fatti? O meglio, statisticamente non vengono fatti, perché spesso si salta in avanti quando c'è un errore. Pensate a un'eccezione. Se assumiamo che statisticamente gli errori sono rari, allora come euristica regge. Importantissimo, sono delle euristiche
e non devono essere perfette, ma il loro compito è quello di minimizzare il numero di volte che si devono scattare tutte le operazioni messe all'interno della pipeline. Per quanto riguarda la predizione dinamica dei salti, da quel che so è un ambito di ricerca molto attivo e, diciamolo, dobbiamo fare semplice. Quello che si può fare è quello di tenere in memoria cache un certo numero di salti e memorizzare quello che è successo la volta precedente. 0 se il salto non è avvenuto, 1 se il salto è avvenuto. E continuare a predire in base a quanto accaduto nella volta precedente. Oppure si possono memorizzare due bit, uno con la predizione che fa il processore, uno con quello che effettivamente è accaduto la volta precedente. Nel caso, per esempio, abbiamo 00, un salto condizionato è stato predetto come non accaduto. E infatti, perché c'è un altro 0, non era accaduto. 1-1 significa che un salto è stato predetto che accadeva e infatti è accaduto. Quindi i salti 00 e 1-1 sono quei casi in cui le predizioni e quello che accade per davvero combaciano. Possiamo avere il caso 01, che significa che il computer aveva, o meglio il processore aveva predetto di saltare, ma in realtà il suo salto non è accaduto. Viceversa, 10 significa che era predetto che il salto non sarebbe accaduto, ma il programma era bricconcello, il salto è accaduto. Come si chiama l'esecuzione di istruzioni che vengono messe nella pipeline basata su una predizione che ha fatto il nostro processore? Si chiama esecuzione speculativa. Come possiamo ulteriormente migliorare le prestazioni di un processore? Beh, vedete questa pipeline? Perché, per esempio, non ne mettiamo due? Magari non ne mettiamo due proprio complete, però magari possiamo mettere, ad esempio, un'unica unità di fetch, ma le altre le possiamo duplicare. Così abbiamo due istruzioni che effettivamente vengono eseguite in parallelo. Attenzione, attenzione! Questo che vi mostro qua a schermo non è un modello per un processore dual core. In un processore multicore si hanno pipeline distinte e separate, che hanno, diciamo, le loro cache, i loro registri, hanno tutto. Magari alcuni core possono condividere un livello di cache, ma per il resto c'è la separazione dei beni. Fatta questa precisazione, questo sistema di duplicare anche in parte una pipeline all'interno di un core si chiama architettura superscalare, che è quella su cui si basa, udite udite, l'hyperthreading di Intel. Il modello hyperthreading di Intel funziona pressappoco in questa maniera. Quello che viene duplicato è tutto quello che ci sta prima dello step di esecuzione, che viene chiamato front-end. Quindi, benché in questo caso le istruzioni vengono comunque eseguite una per una, però vengono preparate in parallelo, che è un buon modo per risparmiare tempo. Benissimo, pinguini, grazie mille per essere stati qui con me fino a questo punto. Avrei voluto parlare di tanto altro, ma ovviamente il tempo è quello che è. E quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete che vi faccia un approfondimento su un argomento particolare, ovviamente in materia di processori. E quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kiro.